La gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, andiamo a parlare di un argomento che mi sta molto a cuore. Infatti, come avete letto dal titolo, oggi vi andrò ad elencare ben 10 problemi di chi indossa gli occhiali. Sono cose che, se avete indossato gli occhiali almeno per un periodo della vostra vita, sicuramente vi saranno capitate e sono anche molto fastidiose. E ho deciso di farci un video proprio per scherzarci su, perché, per chi non lo sapesse, appunto, sono miope, quindi indosso gli occhiali da praticamente quando ero piccolissima. Avevo circa 5 anni e mezzo quando ho messo il mio primo paio di occhiali e da allora ovviamente non li ho più tolti perché senza non ci vedo una ceppa. Quindi li levo solamente quando vado a dormire oppure in quelle rare occasioni in cui utilizzo le lenti a contatto. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ebbene ragazzi, ho preparato questa lista di 10 problemi che hanno tutti coloro che indossano gli occhiali. Numero 1. Avere gli occhiali perennemente sporchi. Purtroppo sì ragazzi, noi che portiamo gli occhiali abbiamo sempre gli occhiali sporchi. Possiamo pulirli sempre, ma niente, non riusciremo mai ad averli brillanti per più di 10 minuti. Fatemi sapere se anche a voi capita, sempre se ovviamente indossate gli occhiali. Secondo problema, soprattutto in questo momento di pandemia, è davvero scomodo indossare gli occhiali, perché se indossi la mascherina, il più delle volte avrai gli occhiali appannati e quindi non vedrai assolutamente niente. E devo dire che in parte sono riuscita a risolvere il problema posizionando la mascherina al di sotto degli occhiali in modo da non far passare l'aria. Problema numero 3. A mare non vedrai assolutamente niente perché ovviamente non avrai gli occhiali, altrimenti te li dovrai tenere, però poi ovviamente si farà il segno dell'abbronzatura. Quindi o ci vedi oppure semplicemente non ci vedi, però almeno non ti fai il segno. Problema numero 4. Se ti stendi sul letto con la testa sul cuscino o sul materasso, i tuoi occhiali se ne andranno a quel paese. Problema numero 5. Sarai terrorizzato a vita da chi ha un pallone in mano. Perché sì ragazzi, molte volte mi è capitato di prendere pallonate direttamente in faccia, sia quando giocavo magari a palla con i miei amici, ma sia comunque a scuola, eccetera. E sono stati momenti orribili. E qualche volta mi si sono anche rotti gli occhiali, proprio spezzati in due. E quindi capite bene che per me, che non ci vedevo assolutamente niente senza occhiali, è stato un trauma. Problema numero 6. Se mangi o bevi qualcosa di caldo, ovviamente gli occhiali si appanneranno. Quante volte vi è capitato in inverno di mangiare il brodo oppure bere la cioccolata calda e vi si appannavano tutti gli occhiali? Beh, a me sempre. Quindi è una cosa che odio perché ovviamente devo stare lì ogni tanto a pulirli per farli tornare insomma normali. Problema numero 7. Le battute dei vostri amici. Quante volte vi è capitato di togliervi gli occhiali per magari pulirli davanti ai vostri amici e tutti quanti vi iniziano a fare battutine del tipo: ehi, ma quante dita sono queste? Così, sapendo che tu comunque non le vedi. Poi magari sto esagerando io perché io non le vedo, magari voi sì, però mi è capitato spesso. Oppure tipo avere nomignoli del tipo quattro occhi o cose del genere. Problema numero 8. Quando piove non ci vedrai assolutamente niente, perché ovviamente la pioggia cadrà e se ti va a finire sugli occhiali ti fai gli occhiali pieni di goccioline tipo a pois e non vedi niente, ma proprio zero. Problema numero 9. Quante volte avremmo voluto indossare degli occhiali da sole, ma non possiamo perché ovviamente abbiamo gli occhiali e quindi, a meno che gli occhiali da sole non siano graduati, non possiamo indossarli perché altrimenti non vedremo niente. Nella mia vita non ho mai avuto paia di occhiali da sole graduati, purtroppo, ma mi sarebbe sempre piaciuto averli. E l'unica cosa, non li ho mai fatti perché praticamente ogni anno cambio occhiali perché mi aumentano i gradi e quindi sarebbe stato uno spreco di soldi inutile. Adesso esistono gli occhiali che hanno le lenti che al sole si scuriscono, il che potrebbe essere un'ottima soluzione, quindi probabilmente quando andrò a cambiare paio di occhiali le farò. Problema numero 10, cosa che a me non è mai capitata perché come vi ho detto senza occhiali non vedo assolutamente niente, ma magari a qualcuno che è astigmatico oppure miope ma leggero proprio è potuto capitare. Essere in ritardo e non riuscire a trovare gli occhiali. Praticamente è come un po' le chiavi della macchina oppure il telefono o cose del genere. Devi uscire, ti devi preparare le cose che ti servono, sei in ritardo e non riesci a trovare gli occhiali. Come vi ho detto, a me non è capitato perché ovviamente appena mi sveglio la mattina li indosso,
però potrebbe essere capitato a qualcuno di voi. E niente ragazzi, questo era il mio video dei 10 problemi di chi indossa gli occhiali. Fatemi sapere se almeno una di queste cose vi è mai capitata nella vita, se avete altri problemi tra virgolette da consigliarmi per magari fare una parte 2 di questo video. E niente, spero che questi video un po' più diversi dal solito vi piacciono e possano essere anche divertenti per svagare un pochino. E niente, io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni con un prossimo video. Bella!